appena appena a sinistra. Questo era un piccolo draw alto, bello. Questo è da misurare come driving contest. Mi sa che ci siamo, ragazzi. Driving contest ce l'abbiamo. Andiamo a vedere perché ci serve un boghino per rimanere nella sua media dichiarata, ma secondo me si può fare anche qualcosina meglio. Una domanda che mi è venuta mentre tiravi: hai una strategia su buche di questo tipo che si rifà un pochino a quello che poi tu vorresti fare? Io giochi bogey player, immagino che tu cerchi sempre di lasciarti la possibilità di fare un par e cerchi di non fare più di bogey. Questo quindi è un po' l'idea. Qual è la strategia da bogey player in un par 5? Sia di bogey player in un par 5 e un buon drive, possibilmente se c'è un po' di spazio spingere, guadagnare distanza, piazzare il secondo colpo, nel senso utilizzare una un qualcosa che ti dia la sicurezza che vada avanti, che da non perdere danni. I metri che hai fatto col primo in qualche sì, modo. Sì, direi una potenza intelligente, nel senso che si deve giocare il miglior colpo possibile senza staffare, fondamentalmente. Tra quelli che ti puoi permettere di giocare con una certa serenità. Esatto, e laddove magari ti trovi in condizione buona, anche provare il colpo. Osare. Perché no, osare. Ma perché? Perché nei par 5 e secondo me anche nei par 3 medio-corti è dove il bogey player, cioè il giocatore che tendenzialmente sulla carta dovrebbe fare tutti i bogey, in realtà non li farà mai, si giocherà sempre per fare un po' di par e poi qualche volta qualche doppietto, l'hai fatto vedere anche tu, sono le buche dove possiamo portarci a casa il risultato più facilmente, perché un buon colpo vicino al green in un par 3 medio corto ci permette di flirtare con il par facilmente, e qui è uguale, come diceva, drive, un colpetto avanti, a quel punto puoi arrivare sotto il green e con un buon approccio e pop a così casa il parettino. Per ritornare al concetto di prima, al secondo colpo con la palla ben messa, legno 3 in mano, respirone e si tira. Wow, ci sta,